Buongiorno a tutti, sono Paola Vendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se ti piace il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. I finti santoni narcisisti che professano semplicità. Purtroppo, molti finti santoni sono narcisisti patologici, maligni e psicopatici e spesso si arriva alla rivelazione del loro disturbo solo dopo che sono avvenute vicende di cronaca nera, ormai quindi irrimediabili. Se pensiamo a sette dove c'è il santone che crea gruppi di persone, anche socialmente illustri, totalmente soggiogati psicologicamente da lui, che poi li sfrutta in vario modo, cioè economico, sessuale, eccetera. O pensiamo ai chiacchieroni con un ego ipertrofico che disquisiscono sui ricchi costumi della società da estirpare e sulla falsità delle persone ricche, laureate e socialmente elevate. Fate attenzione, perché spesso viene messa in atto questa tecnica di finti santoni con sandali e toga. I motivi sono vari e ve li elenco per punti. Il ciarlatano narcisista che adotta questa dinamica manipolatoria non è laureato, quindi cerca di dare un valore positivo a questa sua mancanza, affermando come disprezzi la laurea, come non gli serva, come sia una cosa da gente comune. Importante notare che tutti i narcisisti non laureati soffrono terribilmente questa condizione sociale di inferiorità, anche se sempre lo negano, decantando la vita da povero, da controtendente, da alternativo, per uscirne superiori e mai sconfitti. Poi abbiamo il ciarlatano narcisista che adotta questa dinamica manipolatoria, è laureato, ma si è stufato del suo lavoro ed ha acquisito tratti di personalità antisociale e si sono intensificati i tratti di disturbo narcisistico che ancora ha. Non ha più voglia di lavorare, non ha voglia di sottostare alle direttive altrui, non ha voglia di fare nulla di nulla, dicendo di apprezzare le piccole cose e staccarsi dalle cose materiali, dai soldi e dal potere. Bugie, solo bugie. I narcisisti manipolatori giocano sulle frustrazioni altrui, illudendo tutti che si può vivere di sola aria e infarcendo le sue fughe da se stesso con frasi spirituali sentite. Gandhi è tutta un'altra cosa. Madre Teresa di Calcutta è un'altra storia. Il Dalai Lama è un'altra cosa. Non sono ciarlatani, non sono narcisisti. Un altro punto è il ciarlatano narcisista sa che con le sue tecniche, ciò che professa, intenerisce tantissime persone buone, empatiche, dedite al prossimo e veramente disinteressati alla ricchezza materiale. Sa che mostrandosi così conquista il cuore e l'interesse di moltissime persone, specialmente delle persone empatiche. Il ciarlatano narcisista non riesce a sostenere una vita lavorativa continua e sufficientemente remunerativa, quindi fa sembrare agli altri che sia stato lui a decidere volutamente di condurre una vita economicamente modesta, lavorando poco, ma coltivando le cose semplici. Da come lui dice, la verità invece è tutt'altra cosa. Il fatto è che non è in grado di portare avanti un lavoro. La sua è un'incapacità, non un essere migliore degli altri, cercando di sminuire gli altri. E racconta un mare di bugie, facendosi vedere come quello geniale, santo, dolce, diverso dagli altri. Il ciarlatano narcisista adotta, come molti narcisisti adottano, la filosofia del minimo sforzo, massimo risultato. Alcuni sono tendenti alla psicopatia e quindi li ritroverai ai vertici delle posizioni altolocate di lavoro. Staccano visti e dediti all'arrivare, mentre molti altri, perfettamente narcisisti e talvolta antisociali, cercheranno di trovare escamotage per guadagnare, diventare famosi o almeno riconosciuti dalla cerchia di persone che ci sono intorno, facendo una vita indisturbata e pseudo-realizzata agli occhi di chi guarda e che dovrebbe venerarli, invidiarli e considerarli diversi dagli altri.
Il narcisista non vuole faticare, ma vuole avere uno stuolo di persone che lo ammirano. Non vuole sgobbare e allora manipola lo sguardo altrui, dando un fittizio valore al suo non far nulla, al suo non saper far nulla, al suo vivere facendo nulla di nulla. Ricorda, ai narcisisti interessano la fama, il potere, la superiorità, il controllo e l'influenza, e la società nella quale viviamo lo dimostra appieno. Molti narcisisti ricercano i soldi perché attraverso i soldi possono ottenere tutto ciò che ho elencato. Il denaro per loro è un mezzo per ottenere quegli scopi gloriosi, per le sue maschere di onnipotenza. Ecco perché nei manipolatori che usano l'effetto Santone non c'è neppure bisogno di soldi per sfoggiare qualcosa. Loro sfoggiano il non avere niente e vogliono risparmiare anche su quel minimo di fatica, mostrandosi con fare puritano e docile e sparando perle finto filosofiche nel fulcro sterili ma molto efficaci per impressionare la gente. Per questo è importante in questa nostra società più che in altre passate riconoscere che è fake, che è fasullo, che vuole solo riempire le proprie tasche economiche e le proprie tasche vuote di approvvigionamento narcisistico. Il mondo attuale ne è pieno. Specialmente nei posti di potere e di comando, ai vertici chi ci vuole imporre quale strada seguire, quali azioni compiere, ubbidendo alle loro leggi fasulle e ai loro comandi. C'è una platea che decide di essere platea, di farsi piacere, questa casualità che non riesce neppure a riconoscere, e la brama e la prende a modello e la invidia. Proprio come qualsiasi narcisista vuole che accada. Ora avete gli strumenti per aprire gli occhi e scegliere a chi credere, conquistare, a chi dare il privilegio di avere la vostra presenza, il vostro amore, la vostra fiducia. Aprite gli occhi, ora è il momento per farlo. Aprite gli occhi. Questo è il momento, in questa società narcisistica di uomini di potere che vogliono avere solo persone ai loro piedi come platea per sentirsi onnipotenti, a quegli uomini che praticamente abusano e strabusano del loro potere pur essendo il nulla di nulla. Se avete bisogno del mio aiuto per capire determinate dinamiche di questi narcisisti, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.